Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie sullo spin-off Uncharted, l'eredità perduta. Eccoci qua. Proprio ce la lascia di qui. E niente, capitolo 8 che si chiama Insieme, perché a quanto pare, in realtà appunto, adesso oltre a Nadine c'è anche Sam Drake, il fratello di Nathan, per chi non lo sapesse o per chi non si ricordasse, e niente, vediamo un po' cosa c'è da fare. Certo che l'avremmo fatto. Sul serio, grazie. Pensavo di essere spacciato. Non l'avrei mai permesso. Tuo fratello non me l'avrebbe mai perdonato. Ci si può tuffare? No, ci sono le scuole troppo vicini. Quindi, cosa c'è da fare? Secondo me, no, forse no. Bisogna trovare il modo di passare lì sul binario? Non credo, però... Guardiamo. Un aiutino? No. Perché non mi sembra neanche che si possa, diciamo, scendere, ecco. Forse basta andare di là e fine, infatti. Probabilmente è così. Via. Ha trovato il rinnovo? Almeno. Ma guarda, dopo le rovine Oisala, non mi aspettavo costruzioni moderne. Vabbè, classica ormai tosse che fa parte di questa serie qua. La mia tosse. E niente, vediamo un po'. Ricordi. Ok, volete tornare a giocare, grazie. Allora, Nadine. Non ti ho detto che puoi chiamarmi per nome. Ok, scusa. Quindi. Comunque. No. Ma invece sì. Forse sì. Può andare di sotto? Non credo. No, anche volando. Il gioco non ce lo permette. Guardiamo un po'. Qui dentro forse. O da dove siamo venuti, non me lo ricordo più. No, vediamo dove siamo. No, non è da dove siamo venuti. Sì, in realtà sì. Mi pare proprio di sì. Vediamo un po'. Ah, qui, non l'avevo visto. Serviva il mio machete. Una mano? Arrivo. Passa. No, prima. Troppo gentili. Wow. Era da zero, che passasse lui. No, addio, dove devo andare? L1, meno male, l'ho vista all'ultimo. Quindi... Tutto bene, okay. Tutto bene. Dove sei? Ehi, potremmo usare questo. Bisogna mandarne avanti e indietro. Perché in realtà lì c'è una scala. Quella verde sai che è pesantissimo. Indietro. No. Cavolo, non stavi scherzando. No. Non scherzo avanti. Mai. Su nulla. E cosa bisogna farci, scusate, eh? Forse per farlo saltare. Non è una cosa plausibile, mi viene in mente. Sì, quanto pare sì. Geronimo! Vai. Addio. Bello, mi si sono rotti gli occhiali. Sei tutto intero? Sì,
Forza noi. Andiamo, quassù siamo troppo esposti. Sono i tratti, mi sento molto più sicuro. Vieni Nadine, sali. Nadine, guarda se lassù c'è qualcosa di utile. Dai, ci penso io. No, facciamo noi. Vieni China, ti faccio salire. Ok, allora, per essere gentile. Guarda intorno. Così, no, ci sono. Vedi, niente su cui arrampicarsi, una cassa, una roba così. Questo dovrebbe andare. Perfetto. Ci sono. Tirati su. Vai tu, Sam. Prima gli anziani. Ah, è buona. No, ha solo paura che lo butti giù a calcio abbandonandoti lì. Bene, che dite se vado in avanti con me? Non lo abbandonerei davvero. Sii più gentile, allora. C'è modo di proseguire, Sam? Più o meno. Ci serviranno certamente i rampini. No! Ma cosa fai? Vabbè, era un tasso di cose sbagliato. Devo solamente, diciamo, cambiare lato, ecco. Sbagliato. C'è modo di proseguire, Sam? Più o meno. Ci serviranno certamente i rampini. Ok, ok. Arrivo. Vai, ok. Vai, bordo. Oh, tutti quelli che poi si sfanno le prende lei, eh. Tutti, eh. Non ne salta uno. Grazie per la ricognizione, Sam. Sì. Via, 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 si scivola, tonfa. Ma non gli fa male il culo, ha detto papà le fa male. Boh, sui sassi poi. C'è una grotta, dov'è? Ah, ok, è ribordaci. Va pure avanti, lasciami la corda. Tutta tua. La prossima volta portati una cazzo di corda. Testa su. Mi resta a vedere prima di prenderla nel vo' di sotto, eh. Vieni. Oh, salti un po', moia di. Dura ragazzi, di. No, bimbi, no, bimbi, non ci voglio, io non ci voglio credere. Allora, piccola parentesi, anzi, piccola annotazione. Quando sbaglio, io sono il primo a dire che ho sbagliato io. Stavolta la nostra cara amica Chloe ha messo il braccino teso abbastanza davanti. Cosa vuol dire questo? Che dice, guarda che siete premix, io mi aggrappo, comunque ce la faccio. Quindi stavolta non è colpa mia, cari ragazzi. Chloe, sei te che sei voluta morire. Sono il primo. La prossima volta portati una cazzo di corda. Quando sbaglio, sono io, cioè quando muoio. Stavolta però no. Oh, dai, ok, saliamo. Saliamo, andiamo ancora più su. Guarda, ci ha messo il braccino. Oh, ora ce l'ha fatta. Ma dove siamo? Sono male. Via, c'è da sparare. Parte sono in me se ci sa qualche arma dietro. Non credo. Va bene, dai, sono credo. Ne possiamo. Che cavolo ci fanno qui? Ce ne eravamo liberati. Come per dire? Ehi. Tutto bene? Io, a posto. Perché mi serve tu sia calma. Sono calma. Allora, signore, vi spiego che faremo. Io penso a quello sulla destra, voi due avanzate. Merda! Diceva di essere calma! Oddio, fuoia. Prendiamo qualsiasi arma. Melodino, bello di a casa, Dio sì. Comunque riuscivo, Melodino un dio. Prendiamo questo. Perché qui? Sì, comunque porca miseria, mi ha cambiato. Eccolo, è ritornato il Type 95. Che non so come mi calma. Cioè, vabbè. Chi è quel tozzolo, anzi quei tozzoli che mi spammano, però io sì, ho senza stregge. Abbatteli!
Ti vedi, prendo troppo, boia di... Ah, caria. Da qui o no? Niente, mi sa che bisogna fare il giro. Sì, ma... Non è detto, meglio controllare. Qui si può salire? No. Oh. Vai. No. Allora... Perché non mi si osa? Non lancio la guardia? Sempre se va fatto così, per amor di Dio. Non può salire, no? No, a caso, così, a me. Tutto bene? No, alla fine era molto più semplice del previsto, a quanto pare. Mi aiuti? Arrivo. Grazie. Dicela. Tutto bene, siamo quasi al deposito ferroviario. Non manca molto. Ok. Oddio, boia, ragazzi, io ma tutte le ossa, davvero. Boia, dio. Tutte le ossa si possano sfa, lei le prende. Cioè, se non ci salta, ci si aggrappa, dio. Boia, dio. Oh, salta modino. Bravo. Oddio, oddio, cavolo. Addio, meno male, guarda. Perché mi ero scordato di premere il quadrato. Va bene, vai. Vai. Una fotina, ve la manca mai. Per le palle di Buddha, evviva! Per le palle di Buddha mi mancava, eh. Prima che Sam mi facesse pensare alle palle di Buddha. Alla torre radio. Vedi un modo per salire, Nadine. Troveremo qualcosa a cui agganciare la tua corda, Fred. Ok, mi sembra un buon piano. No, bisogna scendere, vedrai. Maledetta la miseria, ci è mancato poco. Un'altra volta. Ce la faccio. Ci sono. È un tesoro. Ma devo andare qui o è una cosa casuale? Hai fatto... No, ma è un baccano sbagliato. Mi sa che devo rimanere lì e loro mi devono lanciare la corda. Per quello che c'era la possibilità anche di andare in su, vedrai. Guardiamo un po'. Vabbè, ci si ritorna noi. Via, dai. Dai, Chloe. Infatti, eccolo lì. Questo rumore non mi piace! Forza. Oh, anche questa è rotta, ragazzi. Tutto rotto. Solo lei. Andrà a fare una botta a loro due. Ci vengono giù di testa. Bellissimo, tutte e tre. Oh, merda. Non era così stabile. Bel lavoro voi due. Grazie. Già, non male. Se pensiamo che l'idea era sua. Gesù Dio, ho sentito solo che l'esercito indiano aveva tagliato gli approvvigionamenti in città. Quindi rieccoci qua. No, lo vedeva spostato. Secondo me bisogna entrare lì dentro. In questa specie forse ha proprio una galleria. Ora
vai vi. Lasci questo, sta a vedere. Cambi il cosino vi. C'è una direzione, via, chiamalo così, dei binari. È bloccato. No, non va. Aperto bocca troppo presto. Vai, vai, spingi, spingi. Ale, ma è fatta. Probabilmente sì. Si può spingere da di qua che mi fa più pro. Ora vai. Passa pure davanti te, eh. Brava, dammi una mano, vai. Lui non fa niente. Oh, via, decisamente lì bisogna passare. Molto stabile, ha visto mattoni lì comunque. Già, ma magari c'è un'altra via. Altre tarpone, bordaci. Non fermiamoci ora. E ora è qui. Bene. Uno che salga. Un po' altina. Che ne do una mano. Sai, un po' altina. Secondo me puoi arrivare alla scala. Forza, ti do una spinta. Ti aiuto anch'io. Sì, non c'è alcun problema, certo. Quando vuoi. Non sei leggero. Oh, Marta, scusate. Non è che magari c'è una spada dalle tue parti, Sam? Vedo sbrillucci a qualcosa. Gli ultimi giorni sono stati deliranti, eh? Beh, non mi aspettavo che Sam Drake tornasse nella mia vita. Sai com'è? Non ero sicura di potermi fidare di te. Dovevo metterti alla prova. Ti può farmi aspettare 2 ore in una zona di guerra. Di certo hai messo alla prova la mia pazienza. No, in quel caso ero solo in ritardo. C'era una ragazzina al mercato. Voleva vendermi una sciarpa e non accettava un no come risposta. Credibilissimo. Voi tornate ai binari. Io ho trovato una cosa che potrebbe essere utile. Eccoci, arriviamo. Ok, Sam, che c'è? Io ho trovato una cassa. Ovviamente. Ok, la spingo giù. Non sarà abbastanza alta da sola. Oh, giusta osservazione. Sì, però andiamo, ragazzi. Ah, fine. Quindi... mi metto lì sotto. Nulla, no, tira, mi schiaccia. No, vabbè. Cosa devo fare? Una mano, magari. Sarebbe più che gradita. Ma. Torno di... ah, sì, sì, ok, ok. Che palle, che palle, che palle. Bisogna riportare questo carrello lì. Non dovesse appresso all'inizio, lì bisogna proprio portarci alla fine. Tornare lì, ricambiare la direzione di binari e poi spostarlo appunto dove era proprio all'inizio, ovvero lì a destra. Ecco, queste OCV a me personalmente fanno discretamente sfavà, perché lo so che magari ci possano stare, però sono quelle cavolate che non sono per me da Uncharted, ecco, cioè nel senso non si torna sui propri passi. Di solito con Uncharted, invece a quanto pare torniamo sui nostri passi, via. Medin, helpami. Aiutami. Si fa prima. Voi due ve la state cavando alla grande laggiù. Tu metti sempre le dita nella piaga, eh? Vai. Frullalo di sotto, vieni. Bene. Boh, si si sfonda il carrello, peccato è un giodio. Bombe sganciate. Perfetto, andiamo. D'accordo, vieni su. Tocca a te, signorina Ross. Sta salgo lì? No, direi di sì. Via, guarda, solo per averci la scienza apposta, vado a prendere il tesorino perché l'ho visto sbrilluccia, ma come... ben sapete, o perlomeno come ho detto nei video precedenti, le volevo lasciar perdere, eh? Vabbè, santo per averci la scienza a posto.
che era lì vicino, l'avevo visto. Vai. Guarda, ci siamo quasi. Sam, puoi usare la mia corda? Bene, si sale. Via libera, andiamo. Cioè, il vaccino contro il tetano, perché lo vedo apparecchio arrugginito, allora va lì. Beh, ma qui le cose vanno di bene in meglio. Tra gli uomini di Azav e la Shoreline ci saranno almeno 20 soldati. Aspetta, che c'è in quella casa? Azioni, armi forse? Forse. Io pensavo che la Shoreline non commerciasse armi. Noi... loro non lo facevano. Lascia stare la cassa. Dov'è la zanna? Beh, là c'è Azav. Bellino lui. Porca. Chi? Il mio ex braccio destro. Mi ricordo di lui. Sì, eccolo lì, orgoglioso del suo mal. Vero? Ok, lo scambio è concluso. Il tuo amico Orca ha la zanna. Togliamogli quel peso. Wow, un attimo. Tutto senza un piano. Ve l'ho detto, ci saranno una ventina di soldati. Rilassati. Vivrai più a lungo. Sei il mio orgoglio. E mi sono perso. Via le sicure, gente. Le sentinelle tacciano. Dobbiamo ripulire l'area. State attenti, soprattutto alla rossa. Mi importa una siega, io comincio a sperare. Succede, perché mi ha dato recipenzio? Io l'ho fatto, però perché mi ha mirato sul coso? Sul di otter, insomma. Cioè, capito? Cioè, se veniva giù si poteva in teoria anche stallare la zanna, no? Se la rivogliono. O anche se metti caso dovessi tirare, cosa ne so, un missile lì con l'RPG per lì se c'è. Sono io che magari capisco un po' le cose, perché vai di sotto, guarda. No. Eccolo lì, to, RPG, ora voglio vedere cosa succede. Dov'è l'eliotto? Eccolo lì, ora voglio vedere cosa succede. Vieni giù e basta. Cazzo, non c'è più munizione, no. Ma che troia di RPG? Dai, nel senso. Fucile a pompa un'altra volta. Maledetta miseria. Risaliamoci. Non si trova qualche altro balordo con l'RPG. Non ne uscirai di. Mi sa che muoio davvero. Sì, vedo troppo sì, sinceramente sì. Vai giù, vai, vieni lì, tappati. Se ci si può tappare più che altro. Allora, chi è? Sei te sempre a rompere oglioni. Voglia di faccio veramente tirare le bombe, però non mi sento di farlo. Allora, l'ho tirata. Vai, Type 95, la magica. In realtà è quella cosa di più, non è che è stata tanto meglio. Dov'è? Non ti vedo. Porca miseria, non vedo nessuno. Dov'è? Via! Ora muoio un'altra volta. Tanto sono morto poi volte. Stavano andando da quella parte! Dov'è? Eccolo lì, tro. Vai dietro. Senza spregio, vai. Mira un po'. Vai. Vai. C'era? È una desert. Voglio pistoloni. Una sega, grazie al Pito, lo so. Una
devo trovare la RPG. Secondo me, e ancora, quanti siete, eh? Secondo me è molto probabile che sia nei costi, diciamo nelle casse di munizioni, via. Cazzo, non c'è. Ma guardiamo lì. No, questo non è chiuso. Questo si può aprire volendo. Oh, no, muoio. Grazie. Grossa. Muoio. Se sto qui muoio. Vabbè, piano, vai. Lì. Vai. Un altro sopra. No, è quello di 8, lì. Cioè, rompe oglioni. Dai, via, ci trovo voglia. Dai, veloce. Uno. Vai. Dov'è? Dov'è? Non vibra. Eccolo, vai, vai. Andiamo se qui speriamo. Eccolo lì! Poi è culo, di. Vieni, dov'è l'eliottido? Poi metti sfondo, di. Oh, via. Dove viene giù qui? No, no, no. Sì, però... mi sembra un po' esagerato, che nemmeno due RPG venga giù. Dai, cazzo, muoviti un po', Chloe. Ora c'è quest'altro di va, per forza. È andato a zero, no, zero no, speriamo che sia vero. Muoio. No, si è aperto, ce n'è due. No, c'è il C4, cosa ci fai col C4? Come fa a beccare l'aereo, via, la D8, insomma. Vai, vai, sì, sono andato nel bottino, via, muoio. Muoio, levati, madonna! Muoio, monodi, guarda, quel costo di morire, tolle nel mio. Via, vedi cosa succede. Quasi immortale, trappolino, tutti gli spari appreso. Il problema è capire ora se l'elicottero fa vedere. C'è già il fumo, buono. Quindi bene o male siamo rimasti. Mi danni. Sì, ora rimane qui da. Ma sono tutti. Oh no, questi assieviti devi muovere, poi rimane incantato così. Vediamo. Però c'è veramente troppa gente. Mi sa che qui l'unico modo per far finire tutto è buttare giù veramente gli occhi. Ma prima no, ce l'aveva uno la RPG. No, non ce l'ha nessun altro la RPG qui. Ora se non sbaglio ho visto una cassa lì sotto. Eccola, forse è, spero ovviamente possa. Che possa essere qui, forse è qui, guardiamo un po'. Oh, il terzo viene giù, di buono. Se ci dovesse essere la RPG. Vai. Un po'. Cazzo, esplosivi finiti! Dai. Come fa? Non vedo, cos'è? È vero, si prova col cecchino, che è comunque più forte, ma non quanto, se non tanto. Nell'RPG. Cosa ha detto di ma non l'ho letto. Fammi provare, vieni, dov'è? Ehi, provato nulla? Niente? I proiettili non ti fanno un graffio! Non lo vedo. Alle spalle! Porca miseria! No, se invece c'è un'altra assa. Se invece c'è un'altra assa. Qui va, queste parti lì. Vediamo, eh. Andiamo un po'. Il treno non credo proprio. Eccola lì, vai, l'ho vista! Ma qui cosa c'è? C'è un TV, no? Nulla qui dentro. Vediamo bene, eh. E speriamo che non mi spari nessuno. Allora, tiriamo qui. No, tiriamo qui. Vai. Vai. Vediamo un po'. Qui niente esplosivi. Ragazzi, ma dov'è? Dov'è? Dove devo andare? Non è una tremota. Io davvero non so dove guardare, no. Chi c'è l'ora, chi non c'era nulla.
No, l'ho visto prima. Sinceramente non so, cioè ho provato qualcosa, cioè continuo a ammazzare loro sperando che qualcuno di loro possa avere appunto un RPG. Se no non so veramente come fare. Con questo lì, no, non penso proprio nemmeno ci possa arrivare. Anche perché lì. Allora se becca l'elicottero. Crashade. Che sia Hulk. Già vado via, rischio che mi prendano. Ha tirato. Ma vedrai devo tirare le bombettine così, ma vedrai. Cioè almeno l'unica chance forse è questa qui. Però, ah no, vai, no, posto. Non lo sapevo, non era a conoscenza. Sì, a girare a botte perché... ma di sotto porca boia boia culo di l'hai fatto alla mia compagnia? L'ho portata in attivo, prima di tutto. Mi sa che era una domanda retorica. Avrei dovuto spararti su quell'isola sperduta. Ma magari. Ci avresti risparmiato lo spettacolo di vederti scappare via. Ehi, perché non risolvete le vostre beghe in privato? Eh? La zanna, grazie. Voi due, insieme. Hai una memoria di merda oppure sei più disperata di quanto pensi? Che cazzo, ce l'hanno tutti con me oggi. Sono io quella ridotta a vendere armi a dei ribelli male assorbiti. Ecco, al solito, come al solito, sei sempre stata così limitata. Pensi davvero che avrei ceduto questa roba in cambio di munizioni? Me ne frega niente, dammi la zanna! Che peccato. Ti prenderai i fuochi d'artificio. Non farmelo ripetere. Come vuoi. Tieni! Pistola! Boia! Boia! Di aver osservato la vita! Pace fatta! Grazie. Certo, proprio preciso. Levati di dosso. No, forse non pace fatta. Bella, però, fa pro. Per tutto quel blu lì. Ti spiace, se le do un'occhiata. Ehi, terza è anche mia. Dividerai la parte con Chloe. Ok, so che sei nuova dell'ambiente, ma non è così che faccio. Consideralo un onere di servizio. Dammi bene assieme. È una bomba. Cosa? Oddio, Asaf ha scambiato la zanna con una bomba. Fuochi d'artificio. Ah, questa è bella grossa. Già. Quei binari attraversano la città. Perché questa Savi? Allertiamo le autorità nella città più vicina. Sarà troppo tardi. Se esplode farà migliaia di vittime. Ma perché? Cioè non capisco... Forse non mi sono perso qualcosa. Paola, abbiamo quello che cercavamo. Ma non capisco perché può far scoppiare tutto. Cosa? Non vorrai inseguire davvero quel treno?
Ok, bene. Almeno hai un piano. Mi sembra un dettaglio alquanto superfluo per la nostra squadra. E tu non fai niente per fermarmi? No, io... Per me, in fondo, un po' ha ragione. Merda, non lo so, ok? Questa non è la nostra guerra. E l'hai detto anche tu. Se anche raggiungi il treno, che cosa fai? Disinnescare la bomba è impossibile. È vero. Beh. Bene, quindi chiamiamo le autorità. Non è la nostra guerra. È la mia. Se quella bomba esplode, in città sarà la guerra civile, non posso ignorarlo. Sono stanca di fuggire. Morirai. L'ho messo in conto. Ehi. Tieni da parte la mia fetta, ok? Non si sa mai, no? Sì, vabbè, io ripeto, probabilmente mi sono perso qualcosa, magari se ne ho, diciamo, ignorante proprio nella trama, insomma, un po' di trama del gioco. Però non ho capito tuttora veramente il perché di questa, chiamo la guerra, appunto, come l'hanno chiamata loro. Ok, io starò dietro. Oddio, no, aspetta. E effettivamente, ora ci penso, soprattutto, esclusivamente, la prima parte del gioco, quando si era nella città, no? D'accordo, il capitolo 9, fra l'altro. Ormai, guardate. No, vabbè, ormai il capitolo 9, cosa fa? No, via, finisco il video. Comunque, stoppo, così si fa prima, poi si rifà tutto a modino. No, ora che ci penso, sennò poi vado in confusione anch'io. Effettivamente nella città c'era tutto il coso, c'era tutte le bombe, vestia civile, quindi ora ha un senso, cioè mi è venuto in mente, meno male, perché ero un attimino lì, diciamo, con un vuoto di memoria, quindi ora ho capito. Comunque, spero che avete capito cosa ho detto, nel senso, non so se vi ricordate, ma inizio gioco c'era una guerra, vi ricordate, no? Che ho fatto anche una battuta molto triste, così... Che ho detto, boh, pare Napoli vanno all'ultimo dell'anno, c'è tutti fuori, vanno tutti botti, così per Ruzza. Vabbè, comunque. Niente. Finito il capitolo 8, come vedete inizia il capitolo 9, e indipendentemente dal fatto di quanto poi possa durare, perché non lo so, perché fine della corsa credo che veramente possa essere l'ultimo capitolo. Quindi non so in realtà quanto possa durare. Insomma, resta di fatto che, niente. Finisco l'episodio qua, è durato anche parecchio, direi che basta e avanza. E niente, quindi, come sempre, prima di lasciarvi vi ricordo di mettere barra fare se volete le solite tre cose, ovvero di mettere piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo e poi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati. E oltre a questo, no, basta, vi saluto e ci vediamo poi nel prossimo episodio, ripeto. Questa volta sono più convinto che sia l'ultimo. Credo, non lo so. Comunque siamo veramente sempre molto più vicini alla fine, vero? Sto un po' ma sicuro. Via, vi aspetto nel prossimo episodio, il 9 se non erro. Ciao!